Eccoci qua ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Oh, oggi famo Air FIFA. In realtà sono stato indeciso fino all'ultimo. Ho detto benvenuti, sono Mighty Mars. Sono stato indeciso fino all'ultimo perché ultimamente FIFA sta andando maluccio. Maluccio chiaramente non è che uno dice va male e ferma la serie che sta andando avanti anche su YouTube, perché vi ricordo che questa è una serie ripresa da YouTube che sto portando avanti su YouTube. Abbiamo il Barry con noi e abbiamo il nostro mitico Ronzo Canà, che insomma già questo abbiamo già vinto. Con Ronzo Canà abbiamo già vinto, basta solo il nome. Però in realtà stiamo un po' in difficoltà perché siamo con il mitico Barry in Serie A, naturalmente, che la B l'abbiamo già fatta e l'abbiamo già vinta. E siamo quinti. Che quinti? Oddio, quinti non sarebbe nemmeno male perché in realtà doveva giocare la Sampdoria. Cosa ha fatto Sampdoria? Ha perso allora? Aspetta un po'. Devo stare attento a quello che fanno molto gli altri perché io ha perso con la Lazio. A me la Sampdoria mi ha fatto un culo quadro. E invece il Lazio ci avevo vinto. Avevamo fatto Bari-Fiorentina 3-1. Abbiamo fatto Bari-Atalanta 1-2. Quindi qualcosina vinco pure io. Non sono l'ultimo degli ultimi, però. Vedi, Sampdoria, Bari 2-0. Secche proprio, ma proprio secche. Vabbè, Benevento e poi starò la seconda partita proprio. Bari-Milan 1-4. Non chiedetemi come, non chiedetemi perché. Io non c'ero quel giorno. Ero da un'altra parte. E ero curioso. Bari-Lazio 0-0. Un triste 0-0. Invece con la Sampdoria che io ci ho perso, secco 2-0. Ha perso con il Lazio. Quindi va bene, mamma mia. Scusate, perché qui c'ho joystick, tastiera, c'ho tutto un casinato. Il problema qual è? Che oggi siamo contro la Juventus. Io, calcisticamente parlando, sono molto, anche cioè, sono molto ignorante un po' sulla vita stessa, però sul calcio molto. E io gioco a FIFA più che altro perché mi piacciono molto i gestionali e penso che FIFA come gestionale sia secondo me spettacolare, anche perché prima di questo FIFA il mio ultimo FIFA è stato tipo FIFA 90, 90, 98, 95, quindi c'è una mostruosità per me. E quindi anche se c'ha insomma parecchi difetti, specialmente sulle contrattazioni, certi meccanismi prefissati che da lì non
praticamente non ce la sbroghiamo. Per esempio, ho notato quando si impunta su una determinata cifra, te non la puoi, cioè non puoi farci niente, non c'è veramente un'intelligenza artificiale che cambia a seconda di quello che accade. No, quello è, quello rimane, potresti anche fare qualsiasi cosa. E quindi è un po' su certe cose un pochino, diciamo, vecchio stile, secondo me, un po' meccanico, però. Insomma, è molto molto come gestionale, molto molto particolareggiato. Io avevo iniziato anche a fare gli ultimi team in realtà ed ero riuscito ad arrivare a 400.000 di monete, di oro, a son di fare le aste compravendita. Esempio, compravo Buffon, l'avrò comprato 5-6 volte e l'ho rivenduto. Giocatori di quel calibro, compravo, rivendevo e senza naturalmente spendere soldi reali, ovviamente, perché se no non c'è gusto. Avevo tirato su un 400.000. L'idea mia era di tirare su un milioncino o forse anche 1,5 milioni per prendermi una squadra di Ultimate Team competitiva ed era mista tra Juventus e, se non mi sbaglio, Real Madrid. E avevo fatto anche una lista di giocatori che era venuta anche abbastanza carina, però mi ero studiato un po' tutte le squadre perché non intendendomene per niente mi sono dovuto, diciamo, fare un po' di almeno sui valori che c'ha FIFA, perché poi magari nelle realtà è tutta altra cosa, però non avevo preferenze di mio, anche perché il calcio di mio non lo seguo, quindi mi sono dovuto fare un po'. Ci ho passato diverse ore, però poi dopo ho visto che le aste sono veramente, veramente lente perché è molto difficile prendere un qualcosa che poi va rivenduto, quindi bisogna prenderlo a un valore abbastanza inferiore perché poi dopo comunque c'è una percentuale che ti conteggia FIFA quando ti rivendi, che mi non mi ricordo quanto sia il 5%. O il 10%, che una trattenuta, ma come se fossero tasse, potevano anche non metterlo, non vedo il gran senso di questa cosa qui. E quindi quando te devi comprare all'asta qualcosa deve essere veramente basso ed è difficile, anche ho provato anche di notte a fare un pochino di asta per vedere se c'era meno gente, no, non proprio zero. E quindi ho visto che comunque off camera ci volevano molte, molte, molte ore, lasciato un po' perdere. Quindi poi vedremo se riprenderlo, però a questo punto fare le aste off camera non ho tempo perché preferisco dedicarmi a una live piuttosto. E portare le aste in live dell'Ultimate Team mi sembra un po' un due maroni perché fondamentalmente stare lì 2 ore a fare delle aste che poi magari non concludi niente. Io personalmente, se dovessi vedere una live del genere, mi scasserei. Poi non so, magari un'idea mia. Comunque, piccolo riepilogo della rosa che facciamo tutte le volte: Edoardo in attacco, Han Solo, Han Kwon Song, detto Han Solo, che mi piace e fa anche parecchi gol. Mi sembra che ne ha fatti 8 di gol. Poi giovanissimo, deve ancora crescere. Gomez, benissimo. L'unica cosa, Bestien, è perché in realtà Gomez sarebbe il sostituto di Bestien. Però io una volta me l'ha messa al posto, Bestien me l'ha messa al posto di Caicedo. Ma lo sai che andavano come un treno tutte e due, che se la intendono come non mai. Quindi io proverei a mettere Caicedo in panchina. Qui ci metto Godino. E la proviamo, non è il suo posto questo perché Bestien è COC e basta, COC e CC lui come posizioni, però ho visto che qui se la intendono queste due meraviglie. Poi oddio, contro la Juve queste prove qui non è un bene. Portiere abbiamo Mikai che è l'unico originale del Bari che è rimasto in campo, è un 79 che è buono, però purtroppo non si può più allenare. Ed è il più vecchio della squadra a 24 anni, perché tutti gli altri sono più giovani, credo, a parte forse Caicedo, che non mi ricordo quanti anni ha. E il problema del Bari è le sostituzioni. Noi non abbiamo personale adatto alle sostituzioni, perché ci mancano proprio dei ruoli in sostituzione.
E qui abbiamo le riserve, sono pressoché nulle perché queste sono primavere mai allenate perché non ho spazio per allenare. Che in squadra sono quasi tutti promettenti, non compromettenti, sono promettenti. E quindi non ho tempo di cioè io non posso allenare un Henry, che Henry è famoso perché su FIFA Henry ce ne sono tipo 50, si potrebbe fare una squadra solo di Henry. Però non posso perdere un anno allenarlo tutti i giorni quando magari posso allenare un Han Quan Song, cioè capisci? Quindi io le primavere proprio le escludo a priori, perché secondo me non sono convenienti per questo discorso. Poi sbaglierò perché io vedo che magari tanti le primavere, perché uno dice sì, ma te prendi la primavera, non ti costa nulla, l'alleni, poi lo rivendi, guadagni dei soldi. Ok, però il problema è che ti perdi i giorni di allenamento e a me serve tantissimo. Poi lui ha 18 anni, un 75, poi Gomez si deve allenare, Vesin si deve allenare, tutti praticamente sono, tranne Mikai, poi tutti sono, Salone un 77, già 77, era un 75, l'ho preso che è pochissimo, ha già fatto 2 punti d'overall ed è uno svincolato, peccato che non è attaccante, perché se era attaccante era la cosa più meravigliosa del mondo, ma comunque anche difensore, sono contento. Fa piacere, quindi proviamo sta modifica. Tanto ragazzi, con la Juve se perde, almeno diciamo faccio un tentativo di una cosa un po' diversa. Allora, andiamo. Dove va? Namse? Namse, io me ne andrei volentieri. Facciamo il rosso. E loro cosa gli mettiamo? A me piacciono sempre quelle classiche. Dai. Ok, non abbiamo però poi sostituzione per il COC, eh? No, 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 non i... cos'è? Gol? Vabbè, così è facile però. Ah, ecco. No, ma che brutteria! Ma perché? Bravo, bravo Edoardo, complimenti. Bastardone. Ecco, questo infatti io perdo partite anche per queste cose qua. No, intercettato. Ma guarda, portiere di merda. Aio. E le capisci? Sì, vabbè, 3 contro 1. Cioè, faccio neanche 3 contro 2. Dove vado? Vabbè, dai, dai. Telecamere che vanno Comunque sul si capisce anche capocannoniere del perché campionato, perdo. ci si attendono molti gol da lui. Da chi? Da me? Ah, solamente non mi buffano conto sti due. Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me come sempre Stefano Io Nava, odio ti i cedo figli, subito la ragazzi. parola. Odio Grazie i Pierre, figli. non Sono avevo creato sempre fuori legato via come un fischio salame d'inizio, dai anche figli. se era un incontro emozionante, ricco di Vai. gol e spettacolo come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Per la sfida di oggi si affrontano Io Juventus sto e prendendo Bayern. più tempo possibile, prima poi, eh? Cioè, prima. Mi sto prendendo più tempo possibile perché non la vorrei fare sta partita. Non voglio essere stuprato. Buffon, ecco. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pierre. È così, deve averla preparata. Beh, tanto li conoscete, non è che vi so leggere. Io non tutti non li conosco, qualcuno qua e là. Minchia, com'è dimagrito Ronzo. Cioè, che è diventato anche più alto, è lo Ecco la stress, formazione della squadra poverino. ospite.
Mikai, Dalo, Tassaloni, Warra, Sassico, Godino, Malle, Berti, fammi leggere. Ruardo, Anzolo, Warren, sicuramente a tavolino, analizzando quelle che sono le forze in campo oggi. Dobbiamo fidarci di lui, dunque. Sì, 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 sì. Il Bari, squadra. Ragazzi, che oggi la prendiamo quel posto, siete già chinati, vedo. Vengono da un 2-2 fa piacere. In bocca ai giocatori, che non possa condizionarli, fargli perdere questa partita. Filippo Giacoletti, ma io voglio calzoncini, c'erano i calzoncini, lo rivoglio, mi portava fortuna. Grande Anquanzolo, Anquanzolo, Anquanzolo. Dai, eh. Dai ragazzi, credo in voi. Ci siamo! Credo anche a Babbo Natale e alla fatina dei dentini, ma vabbè. Dai. Questi corrono come dei dannati. Butta l'area! Oh! Ande. Può scambiare con il compagno. Dai, taglialo! Recupera palla. Vaffanculo. Ande Gomez. Buono. Ragazzi, c'ho brividi. Mi sto cagando. Dai ragazzi, dai, ci voglio credere, posso. Dai, l'ha toccato lui, eh. Finisce in fallo. Ande. Dai, che abbiamo Gomez e Besten insieme, che sono una coppia esplosiva. Dai! Fallo! Che sono dei muri, non sono delle persone. Sono delle gambe di cemento. Padroni di casa che possono vantare la miglior difesa. Questi fanno un tiro, fanno un gol, eh. Trovarli impreparati. In molti sottovalutano la fase difensiva dando più importanza all'attacco. Non ho sottovalutato nulla, però faccio quello che posso, perché se la Juve si compra giocatori da 20 milioni, io mi devo comprare giocatori da 3 milioni. Oh santo! Santa miseria! E sai, ci ha messo lo zampino dell'altro, eh? L'ha messo quasi in difficoltà. E Michè non è un portiere scarso, in B siamo stati la squadra meno battuta del torneo, eh? Quella Madonna! Che fai? A spazio, prova! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Che cazzo? Che probabilmente avrei segnato anch'io, no? Io forse. Ma no, che cazzo? No, anche se la porta era completamente vuota. Ma che se cazzo è successo? Questo, Pier. Si ricomincia con i bianconeri che sono avanti adesso nel punteggio. Già mi sale il nervoso, già mi sale il nervoso, queste cavolate così. Già mi sale il nervoso. Occhio al suo movimento. Non si può prendere gol così. Fallo, ma i falli! C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Ma come offside? Ma ha tirato un terra e chiami l'offside. Cioè Michele sta facendo delle minchiate ultimamente. Non è la prima volta che fa una minchiata del genere. Occhio, perché chi non quaglia se la squaglia, eh? Voi Gomez! Madonna, come corre questo! Ma chi è? Ma chi la brutta? E Gomez è uno di quelli che corre! Chi era Gomez? Due gol da recuperare ora per gli avversari. Ma proprio, e ancora cioè, capito, toccatina proprio. Si fa dura per loro. Anche per semplice, come dettagli, te segnale, la faccio. Attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Ma cosa pensavi, scusa? C'è spazio per andare. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Matuidi. Matuidi. De Sciglio. Tocco di ritorno. Attenzione, dai, che l'ha presa. Ma questi io sono sempre in terra. Oh. De Sciglio.
prima o poi lo... aio, aio. Dai, però, ma guarda quello, quello me lo... Porca boia, ti faccio un fallo che ti mando 20 volte allo... Tira via, porca troiaccia. E qui ora gioco... Io non mi voglio far buttare fuori, perché poi me lo ritrovo. Però... ti ci portano. Vai contropiede, vai contropiede. Sì, buonanotte. Male qui Chiellini. Vai Chiellini. Vai, corri. Mando del fuoco, che cazzo fai? Mortacci tuo. Recupero del pallone, possono ripartire. Ma saranno due minuti di recupero. Calma ragazzi, calma, ecco. Non mi puoi pigliapali, non è una partita da pigliapali questa. Sono metri per i giocatori della Juve qui. Mandžukić, occhio attraverso. Era fuori gioco, l'hanno segnalato tutti. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Capito? Beh, allora per gli avversari c'è poco da fare. Si poteva essere 1-1 in realtà. Mi tanto sto spaccando il... tutto sto spaccando lì. Siamo pronti per la ripresa, la Juve fin qui avanti nel punteggio. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Ottimo intervento. La potevi passare, no? Laterale per la Juve. Perché? Chiellini. Chiellini. Matuidi. Dybala. E di che vi volevo anche nell'ultimo... Madonna che... L'ha tritato ora. Che cazzo che gli ha fatto... Non era palla, era da codice penale una roba del genere. Punta l'area. Interrompe bene l'azione, ma intercettato il lancio. Che c'è, è? Il fuorigioco secondo l'arbitro e gli assistenti. Senti che festeggiano, maledetti. Bernardeschi. Arriva Mandžukić. Corri però, corri! Tira via, porca troiaccia. Ma insomma, vai come? Ma bestia anche io tutta la partita che non lo vedo. Dove è andata a finire? Ragna metri. Oh! Molto pericoloso questo. Prova a calciare. Ma cazzo! C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Io non posso... Higuaín. Non male, se n'è andato. Gaudino. È andato via, chi è andato via? Non ho visto. Non ho visto neanche andato via. Né che è entrato. Ottimo il dive, vai. È l'occasione per tornare in partita. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Vai, Caicedo. Ma lei non gliela fa mai. Non c'è tanta resistenza. Chi c'è? Qualcuno, ragazzi? Occhio, cerca con un terra che è morta, approfittiamo. Attenzione, pericolo. Oh sì! Te lo prendi questo! E ti fa anche male! Non ha sbagliato. Chi l'ha fatto? Chi è il miracolo italiano? Cutrone. Può succedere di tutto. La regia ci ripropone. Ma non ci penso nemmeno frente a Cutrone. Buffon, l'hai preso nel culon. Sei un mito, ma io ti amo, ma è tipo italiano proprio, sei un miracolo italiano proprio, la testa ai piedi. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1.
Sami Khedira. Paolo Dybala. Oddio! C'è il vantaggio. Oddio, l'ha ammazzato. Ti ha sparato. Attenzione a Dybala. E Dybala. Mi ha rotto le balle. Vai, guardo. Conto 4. Conto 4. Vai, Gomez. Buono il dai, vai. Occasione d'oro. No! Cazzo! Cazzo l'ha messa! Due gol di svantaggio. Non ci credo. E hanno trovato il gol della partita. Non ci credo. Determinazione da parte di questa squadra. Vogliono saperne di darla vinta ad un avversario nettamente più forte sulla carta. Chi l'ha fatta? Non ci sta a capire più niente. E guardo. E Wandro. Come cazzo ti chiami? E sempre chiamate Wandro, sempre sbagliato. Vai, Godi. Sentite gli applausi di Crie, mi raccomando. Mamma mia, che faccia brutta che tu c'hai. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire. Dai, in pareggio sarei contentissimo. Match davvero spettacolare. Oddio! Oddio, Gomez! Oh, cazzo! Se lo superava. EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa. Sta zitto, non ci voglio, non voglio sapere nulla, mortacci tuo. Distrae per queste cazzate. Vai, vai Saloni, che sei un grande anche te. Vai, fatela tutta. Fatela tutta. C'è spazio per andare. No, cazzo. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Messo in cotto. Si fa entrare uno povero 67. No, io non lo voglio prendere la gol. Non lo voglio prendere adesso. Matuidi. La Juve a caccia del gol. Chiellino. Può avvicinarsi alla porta. Occhio alla botta. La realtà ancora stanno premendo molto. Non riescono a concretizzare. Al che vuole entrare? Tabono. Mandate fino alla morte, ragazzi. Prova a pressare. Mancano 4 minuti alla fine della gara. Muoviti, corri, accidenti a te. La traiettoria del passaggio. Arriva l'intervento dell'arbitro. Punizione. Di chi? Esce dal campo tra gli applausi. Adesso nel corto, dai. Comunque adesso non ha appoggiato molto, eh. Potrebbe valergli il premio di migliore in campo. Ah, ok. C'è un po' di fischi in realtà. Comunque non funziona la dinamica che abbiamo testato oggi. Bestie, o sta perdendo colpi proprio lui. E Gomez invece... 3 minuti di recupero. Devono sfruttare... No, c'era quella accanto, porca. Ma perché vai a cercare il difficile? C'è il semplice. Vai. Un risultato di parità. Oh, da 0 a 2 a 2 a 2 ce l'abbiamo fatto in questo match. E abbiamo preso un gol a stronzo, se no si vinceva questo. Grande Pablo, mi ha pareggiato con la Juve da 0 a 2 a 2 a 2 stato quest'oggi dalla formazione di casa. E stavolta la difesa meno battuta del campionato ha mostrato qualche crepa. Un pareggio che comunque non ridimensiona quanto di buono hanno fatto vedere fino sti cazzi. Si poteva anche vincere se non avevamo preso il primo gol a stronzo. Comunque anche Michele si è comportato abbastanza, a parte la cavolata, ci ha fatto fare il gol. Che è questa. Cioè, il peggio gol della storia di FIFA questo. Nadri. Prova il raso terra.
niente è impossibile. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Guarda che palo, guarda che palo. Cioè abbiamo avuto anche sfiga. Va con i pugni il portiere. Va con i pugni. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione, pericolo. Zuppete Anzolo. Io devo fare una statua. Il nostro mitico Anzolo. E guarda questo è stato bello, eh? Occasione d'oro. Vai, gambe larghe, buffo. È stata una bella partita questa. Vedi? Aquansang 9.3. PD, è del PD però, attenzione. Non è una bella cosa. Ok, comunque sono 79 panoramico obiettivi. Ma vaffanculo, te lo posso dire. Allora, alleniamo Eduardo, che è l'attaccante. Anzolo fisso. Bestia, mi sta prendendo un po' di colpi. Ma sarà perché non è più promettente? Mi è venuto sempre un dubbio. È sempre promettente? No, non è più promettente. Ai 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 ai. Ecco perché mi sta perdendo i colpi. Cutrone non l'alleniamo perché io Cutrone, a parte c'ho un odio spasmodico verso Cutrone, perché mi perde su 10 palloni me ne perde 9 e su 10 gol me ne fa 1 e 9 si rimagna. Quindi come posso lo vendo. Vediamo un po' qualcuno da allenare. Salone già in allenamento. Guadino, che ho Guadino. Ma sì, è in sì, è promettente pure lui. Guadino il suo lo fa sempre. Povero Guadino. E guardo, vediamo un po' se c'è qualcosa di più bellino questo. No, però facciamo sempre gli suggeriti. Ok, vediamo un po'. Com'è andata la live, Alessandro? 76, allora, ok, Guadino D, grazie, perché ti ho messo, vero, sempre belle cose fai. E guardo C, Gomez D, Saloni C, Guadino D e Anquanson 77, lui andrebbe, Anzolo andrebbe a 77, Guadina 74, Saloni 78 sta andando, ragazzi. Saloni diventa un mostro, è uno svincolato, eh. E Gomez va verso il 73, Ward verso il 73 pure lui. Ok, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Il Bari sono sempre quinto. La Lazio è un punto sopra, quindi la Sampdoria ha riperso allora un'altra volta. Il Napoli sta a 20, però il Napoli, la Sampdoria ci ha battuto, mentre il Napoli noi l'abbiamo battuto. Quindi siamo, Lazio l'abbiamo con il Lazio forse abbiamo pareggiato, mi sembra. Sì, però lo possiamo battere. Il Milan l'abbiamo battuto 4-1. Vabbè, ma comunque va bene. Poi hai avuto anche delle un po' di casini con quel gioco lì nuovo con Ante, quindi insomma ci sta, dai. E la Roma, però la Roma, ragazzi, fatemi un po' vedere cosa ha combinato. 14 partite, 9 vittorie. Minchia, quanto la Juventus. Pareggiata 1, sconfitte 4, la Juve sconfitte 2. Dai. 28 punti e qui anche questa si riprende un'altra ribadita. C'è poco da fare. Allora io sposterei Bestien, che non mi sta più cuoiando Bestien. Io da quando ha smesso. Allora Bestien funzionava in B, funzionava che era una meraviglia, e Gomez era il sostituto di Bestien. Poi è successa una cosa strana, si è fatto male Bestien, ho messo Gomez perché Bestien non potendo giocare
Poi dopo cosa è successo? Dopo Gomez l'ha sostituito meravigliosamente e poi l'ho fatto rientrare, non ha più boh, cioè non ha più combinato niente. Non è che gioca male, per l'amor di Dio, però non è più quello di prima. Non lo so, o si è messo paura perché si è fatto male, chi lo so, non lo so. Comunque da quando forse combinava il fatto, da quando si è fatto male ha combinato il fatto che non era più promettente, da quando non è più promettente ha cambiato, non lo so. Comunque a questo punto non l'alleno più, anche perché ho altri da allenare che sono promettenti. E poi ragazzi, io i miei pilastri ce li ho, che sono Mikai, che in B è stato un grande anche oggi, a parte la prima cavolata, che però è uno che para bene, però anche lui non è più promettente. Quell'altro Bastien è sempre stato in B, l'ho sempre sonnato perché è un velocista, a me piacciono morire i velocisti, ha fatto un sacco di gol, più degli attaccanti, però a sto giro non sta quagliando bene, e il problema è che non è più promettente, quindi non ho neanche aspettative di diventerà. Io ragazzi, ripeto, chi non quaglia se la squaglia, purtroppo, anche se ci sono dei giocatori che io non li manderei mai via perché comunque ci sono anche un po' affezionato, che è Australia. Io direi quest'anno, siccome è molto un casino da questa Serie A, lascerei perdere le nazionali. Allora, siamo a dicembre, bene. Se mi fai allenare, mi alleno, se no non mi alleno. Roma. Federazione Rossa. Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta per allenare la Nazionale Rossa. No, non mi interessa. Signor Canà, Bair Madari e il suo procuratore hanno accettato l'offerta della squadra Vercelli. L'accordo che prevede la cessione di Bair Madari per 650.000 lire, perché sto qua l'abbiamo venduto per le lire, neanche per l'euro, verrà finalizzato all'apertura del mercato. La società metterà a disposizione 400. La società ruba qual... tu anche se guadagni un euro a 50 centesimi sono mia, ruba tutto, rutto su tutto, va bene. Oh ragazzi, andiamo, ci tocca alla gogna. Bianco, no, io voglio il rosso. Eravamo rossi prima, ci ha portato bene a Roma. Ah, però la Roma sarebbe rossa, la sua classica. Mettiamoli neri. Vai, non mi vorrei poi confondere, che sono abituato con la Roma della rossa. Poi alla fine mi confondo, eh. Questo cos'è? Posso troncare le gambe a qualcuno? No, ci fanno gol. Bene, bene, buon presagio. È tutto pronto per l'inizio di questo match. Con me oggi c'è un commento tecnico davvero d'eccezione. No, c'è Stefano Nava. Ti pareva, no? Ciao Stefano. Ah, sei sempre il solito, Pier. Il due quartarogna. La gente a casa stava già cominciando a strapparsi i capelli. E non si fa così, eh? Mangiate ce ne poi, insomma. Pronti per la sfida che prendi un altro esempio, no? Roma. Vai, Canà, grande. Là, sempre più stressato, sempre più magro. Tifosi e giocatori del Napoli speravano ovviamente in una stagione diversa. Pare. Ma che c'entra il Napoli? I propri sogni di gloria al prossimo anno, la classifica. Sì, parliamo del Napoli, così a caso. Squadra poco efficace, concreta. Parliamo degli spaghetti al sugo, allora. La loro sicuramente al di sotto delle attese. Partivano con i favori del pronostico per la conquista del titolo. Impressione che dovranno accontentarsi di molto meno di questo passo. Il Bari. Ma perché scassi coglioni? Certamente meglio del pareggio esterno ottenuto nell'ultimo match contro esterno. Juventus. Cioè, non in campo desideroso con la Juve, punti dopo il prima classifica match precedente, ma per questa sfida vedo favoriti i loro avversari.
Io potrei sparare delle offese pesantissime. L'allenatore ha deciso di schierare le due punte. Giocherà con un 4-3-1-2 col trequartista. Il vertice basso del rombo di centrocampo dovrebbe fungere a tutti gli effetti da schermo davanti alla difesa. E far, mi raccomando, Mikai, sappi che non ti vendo. Sappi. L'arbitro di questo match è Gianluca del... Io voglio calzoncini. C'era calzoncini in B, lo voglio. Perché questo? Vai. Primo possesso. Ragazzi, ricordatevi che contro la Juventus avete rimontato da 0 a 2 a 2 pari, eh? Ve lo ricordo. Avete fatto un miracolo. Avete fatto un miracolo. Mortacci, ammazzato. I falli non esistono a questo gioco, come vuoi? No, ho sbagliato io. Porca boia. Che finisce in angolo. Ma mica di tanto. Oh, guardate un po', Han Solo. 9 gol fatti, eh. Ho sbagliato qui, ho sbagliato io. Volevo fare tutta un'altra cosa. Ci sono tutti vicino, eh. No, troppo stretto. Hanno scelto un approccio. Quello ha fatto. Ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata. Chi è stato? Vedremo se continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Che gol a tradimento bastardo. Bam. Hai l'ho visto a terra, ha detto tiro. Quante volte andasse. Si è fatto trovare pronto al momento giusto. Sotto le gambe di tutti. No, vabbè, oggi che giornata è. Un meraviglioso. Warren. Primo gol. Cioè, io mi ritirerei. La darei persa a tavolino fossi la Roma. 1-0. Warhol, ragazzi, non ha... Juan Jesus. Daniele De Rossi. Buono l'appoggio. Qui per ora giocano... Occhio al giocatore della Roma. No. Tross raccolto facilmente dal difensore. Chiaro, c'è una voglia di far gol, questi che muoiono. Tocco orizzontale. Orca. Oh, va bene, gli hai levato un pallone... Con la punta dell'unghia gli aveva. Gunalon. Daniele De Rossi. Bravo! Non la sprecare, non la sprecare, rischia un pochino di più, bravo. Vai. No! E no però, ma non ti fer. Cioè! Dai una. Bello! Guarda che questi stronzi la stanno veramente facendo di tutto, eh! Stanno veramente facendo di tutto questi, eh! Sono iper aggressivi in una maniera assurda. Qui c'è giocato tutto di prima. Spazio per andare. Oh, no, l'avevo superato. E c'è la conclusione. Grande parata. No! Fuori, oh, Cocco! Cocco bello! È fuori! A Cocco bello! A Cocco bello! Gaudino! Ragazzi, ma smarcatevi, porca boia, è mezz'ora che vi aspetto. Occhio al suo movimento. Oh! Occhio che guadagna metri. Prova la botta. Grande Saloni, Saloni. C'è sempre bello! Sì, sì, vieni, vieni, vieni. Concesso il vantaggio. Peorone lì, gli ho dato una botta e l'ho mandato a casa. Guadagna metri verso l'area. Dai! Opportunità! Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Dimagrisco ma io a sto gioco. Mi permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Chi è stato? Non ho percepito.
Una rete per certi versi inaspettata, ma non per come stanno andando le cose in campo. Stanno ribaltando il problema. Ha fatto un bel gol. Anche il dato sui tiri in porta. Bello teso, rapido. Tecnico che appare visibilmente rilassato a poco campo. Guarda, sono più rilassato. Al momento in discussione. Sono più rilassato che te non hai idea. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Dai, Io non ci può credere che vinco. De Rossi. Dai, C'è spazio per andare. Fallino. È fallino questo, non è fallino. Piccolo, ma ci stava. Bravo, con calma, ragazzi. Se poi fate passare anche qualche minutello, non è male, eh. Avanza Salò, avanza Salò. Oh, bravo Saloni. Tiraci subito. Ma che stioppata che gli ha tirato. Grande, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, è arrivata, ma gli ha tirato una stioppata. Era anche precisa, eh. Dai, lì nel mezzo, lì nel mezzo. Colpo di testa secco. Vai. Ci sono metri a disposizione. Subito, su cazzarola, ma l'ho intercettato. Non fa ste cagate però. Può avvicinarsi alla porta. E c'è il tiro. Occasione. Questi fanno un tiro, fanno gol, eh. Questi non scherzano. Arrivato sulla palla con il piede sbagliato. Questi non sono scarponi, eh. Parte Cocco lì che l'ha tirata sulla luna. Ma questi, ma porca boia, è un periodo che mi fa sto scherzo qui. Perché mi cai, ti caccio. E non è la prima volta che me lo fai, è già la terza. Porca boia, Gaudino, ti caccio, mi cai. Guarda che un po' passano di tirarmela. Oh, quanti sono più? Ma che sono sdoppiati? Insomma, dunque l'azione d'attacco. Finisce il primo tempo. Squadra degli spogliatori. Grazie. Scusate se urlo, ma è la foca del momento, eh. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. La sua tenacia. Scusate se intanto vi faccio sanguinare gli orecchi. Calcio d'angolo battuto. Ma sono partite leggermente importanti. Allora, cambi il momento, no, sono anche freschi, ragazzi. Ragazzi, mi devo, non vorrei dire una cosa brutta, ma la seconda frazione. Io mi chiedo sempre adorato, ma mi devo, vabbè, devo cominciare a guardarmi intorno per un altro portiere, perché non ho neanche il sostituto. Alla girata sulla fascia. Mi sta facendo ultimamente un paio di cazzate che mi costano poi anche la partita, perché anche con la Juve abbiamo clamorosamente pareggiato, però si poteva vincerla se non si era fatta quella cazzata lì, che è stata più o meno la solita di adesso. Mortacci tua mia. Lucas Vasquez. Oh, ma che sono dei grilli? Perché ci metti? No. Ruba bene il pallone. Ho rischiato troppo qui, eh. Vai Casero, vai Casero. Vai Casero. Vai che ce l'hai. Vai. Mazza molle. Ma perché mi allessi così avanti te? Chi l'ha detto di star lì? Lucas Vasquez. Io vorrei un altro collino per sentirmi occhio tranquillo. 2-0, non mi sento tranquillo. Avanza, palla al piede. Lo ferma sul più bello. Sto rischiando. Dai, buttala così, perché te se no mi. Vai Gomez. Metri verso l'area. Qualcuno su. Gaudino.
Non può sbagliare da lì. No! Cazzo! Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. No, è un bravo Gaudino, complimenti. Chi è? Chi è quest'altro? Qui è? Non lo voglio il campo Grillo. È brutto e cattivo. Vai Gomez, picchia duro. Oh, bravo qui, hai visto che a parlare male della gente delle volte fa andare bene? Sfida della Roma. Avrà di fronte il Genoa. Cazzo, qualcuno che tagli però. E cazzo, tagliate. Non tagliate mai, non tagliate. Aspettate, state fermi. Cosa aspettate? È su però, Ci sono metri, pallone profondo. Oddio. Lucas Vasquez. Cosa ha sbagliato? Ha optato per la precisione spiolata. Cosa ha sbagliato? Questo viene ritirato, volta agli svincolati. Davvero di poco. Questo non se lo piglia più nessuno. Sostituzione in arrivo. Vai Mallè, bravo anche Mallè. Non fa grandi cose, ma il suo lo fa. Dove sono mia? Oh, siete tutti spariti. E se mi prendi il pallone ti sparo, ecco. Passaggio intercettato. Ci viene per te. Attenzione pericolo! Miracolo del portiere! Ci viene per te qui. Ma che riflessi, Pier! Ma quali riflessi! Il tecnico cambia qualcosa nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Dai, grande Gomez. Te non mi tradisci mai. Ora vediamo Bestien se si è un po' svegliato, qualcuno, via ragazzi, rete. Per favore, qualcuno di noi. Occasione per la Roma. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. 78esimo. Non voglio il pareggio all'ultimo, ragazzi. Tutte le proprie energie per sostenere la squadra. Tira lontano, vai, che te io mi fido più. Non mi fido più. Un'altra buona giocata. Punta l'area. Pericolo, ecco il tiro. C'è stato. Ma era fuori, non l'avevo toccata io, Ma non l'avevo toccata io. Ragazzi, ce li leviamo da qui, per favore. Ce li leviamo da qui. Grande Michele, bravo. No, merda, pensavo anticiparlo. Lucas Vasquez. Basta tirarmi, basta, finitela, basta, non. No, è vero. Non ha potuto tirare come avrebbe voluto. Vai Michele, longe, lontano. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Ciao, ma. Juan Jesus. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Non ci si fa affrontiro, non ci si fa affrontiro. E la passi a lui lì, guarda, bravo. Oh. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Vai Bessin che sei fresco, dovresti essere un treno. Ci sono metri a disposizione. Ottimo il tiki-taka qui. Posizione interessante ma in offside. Me l'avevo anche visto, oltretutto, che era offside. 89esimo. Ormai non ce la fanno più, ragazzi. Sono 3 i minuti di recupero. Perché? Ottima lettura, recuperano il pallone. Lucas Vasquez. Occhio al giocatore della Roma. Via, muoviti! Muoviti, ti dico via, stai lì. Va bene, dai. Va bene. Qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Direttore di gara che quasi contento. Il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata.
troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Sale Stroppa, prodigioso il portiere sul tiro ravvicinato. Ho detto ai ragazzi che Mikai è una bestia. Frazione di secondo. Bravo, bravo Mikai. Tutto per tutto, sale addirittura il portiere in area a saltare. Sì, ma io trovo col portiere. Palla sul palo e poi in gol. C'era un fallo per forza era scritto. Lo devono fare almeno uno, perché sennò non sono contenti. Cioè, si è staccato il collo e... Boh, vabbè. Non ho mai visto un gol così io comunque. Ah, è anche il primo che fa, capito? Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Mo, però, il pallone non ve lo ridò più, però è mio, ve lo sgonfio. Un'altra vittoria questa, dunque, che rafforza la loro posizione in classifica. Sono lì coi primi, tutto ancora possibile. Grande ragazzi, non me l'aspettavo. Bravi, veramente bravi. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Ha inciso sul risultato finale andando a segno. E guardo la vittoria della sua squadra con una buona prova. Ma solo non l'ha fatto il gol? No, l'ha fatto Warhol. Oh, seconda in classifica la Roma, Li abbiamo battuti, Allora... Ah, c'è la Coppa Italiana adesso. Fate un po' vedere. Marcatori. Vabbè, io volevo vedere. Vabbè, intanto alleniamoci. Allora, Eduardo, Anzolo, Guadino, Soloni, Gomez. Sono i 5 che sono i più forti, secondo me, questi. Ok, buono. Anzolo A. Eduardo D, purtroppo Gomez C, Saloni A. Saloni, porca miseria, se va avanti così diventa... Va più... va sopra gli 80, secondo me. Offerta Russia. Monte palle la Russia. Chi è questo? Mi aveva promesso un ruolo più importante in questo club. Quando ho avuto... Quando ho firmato il contratto... Ma finora non hai rispettato i patti. Ma io ti vendo, cutrone maledetto. Ti vendo. Adesso non hai capito. Sei già venduto. Certo, però la partita attaccata subito così non è proprio una... Noi siamo cotti adesso, Atalanta va come se l'ha. Andiamo, facciamoci anche la Coppa Italiana. Rosso, io vado di rosso che mi ha portato bene. A me piacciono sempre le maglie tradizionali. Bravo, l'hai presa. Bravo, l'hai presa. Bravo, l'hai presa. Bravo, l'ha presa stavolta. Bravo. Bravo. Non ce la fa. Ho preso il pallone ma non l'ho messo dentro. Bravo. Bravo. No, non ce l'ha fatta. Mamma mia. Bravo. Vedo abile. Bravo, complimenti. Vai, al volo, no. Bravo.
Complimenti, mi sei piaciuto. È tutto pronto per questo match di coppa. Sono allora, uno. C'è Stefano Nava. Un saluto a tutti. Logicamente dice, no? Hai battuto la Roma, l'Atalanta, sarà una passeggiata. Va a vedere. Bari, squadra che oggi scende in campo per confermare la buona prova del turno precedente e la vittoria interna contro la Roma. Temo che la partita di oggi possa farli tornare con i piedi per terra, dopo la bella vittoria per 2-1 nell'ultimo turno. Penso infatti che perderanno. Ma vaffanculo. Ma come... Ma un commentatore un po' mi ha di... Oh, ma questi perderanno. Ma dove siamo? Ma questi sono proprio carogne questi. Cioè, ma per me questi perderanno. Ma per me muori domani, guarda un po'. Il 3-5-2, centrocampo robusto. No, ho capito io. Il centrocampo, prevedo grandi difficoltà a giocare. Palla, quelli magari sono un po' in difficoltà e... L'Atalanta può essere Leonardo forse San Milano, più forte. È l'arbitro di questa San gara. Milano. Ben arrivato San Milano. Ma questo, per me questi perdono. Vabbè. Match che prende il via. Il primo possesso è per l'Atalanta. C'è spazio per andare. Non sono dei polli, eh. Bravi qui a bloccare tutto. Vai Sesse. Poi i miei secondo me sono già mezzi cotti. Vai Sesse. Vai Sesse. E poi Sesse ti lascia passare, mannaggia a te, vai no? Perché ci pensi un mese? Occhio, cerca la... Oh solo! Ma io Saloni, ma io ti faccio... Non lo so. Ti do 2000 euro al giorno a te, Saloni. Questo ha agevolato il suo intervento. Michel Rico. Guadagna metri. Ce la facciamo ragazzi? O c'è se sempre Saloni nel mezzo? Prova a calciare. Tiro largo, fuori per... Vabbè, comunque questi non sono a Roma, ragazzi. Mikai, a Modino, Forza. Vai Diogo Lott. Quello che mi piace così. Te supera la molla, mannaggia te, molle. Ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Ci godono quando c'è il fuorigioco e sbaglia qualcosa, ci godono proprio. Occhio al suo movimento, Dudu. Occhio al contropiede, occhio al tiro. Dudu non tira più, Dudu non tira. Coefficiente di difficoltà altissimo. Altissimo. Calcio d'angolo per la Atalanta. Levissimo. Purissimo. E vabbè, oh. E allora entra dentro, entra dentro la rete. Forse riesce. È solo questione di tempo. Già spingendo da diversi minuti che alla fine l'hanno sbloccata. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Porto detto passa dietro. Con l'Atalanta in vantaggio. Ma sono tutti in difesa, oh. Porca boia, ma lasci sta un poco. Ma che cazzarola, non gliel'ho fatta. Si riprenderà con la rimessa laterale. Dai, Manle, non te lo far levare il pallone. Vai, 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 vai. E ci sarà un'altra rimessa laterale. Ma come si accollano queste? Guarda che è una roba incredibile. Prova da casa. Ah, no! Porca miseria, volevo fare il pallonetto. Ilicic. Ma anche ci metto lo zampino però, Con questa palla e punta la porta. Culo. Ilicic. Si rispera giustamente, ma deve essere una buona opportunità. Cioè, ma lei è già morto, Disperarsi è inutile. Ragazzi, sono cotti. Sono corti, non gliela fanno. Gaudino. Questo per girarsi ci mette 3 ore. Qui c'è lassù, invece passa a questa che è più marcato. Maragna metri. E no a lui, ma perché mi sbagliate tutte le cose? Che l'hai lì! Occasione! Sì, stronzone, piglialo! Lottare su ogni pallone. Vabbè, abbiamo avuto fortuna. Lascia fuori.
Lascia fare che abbiamo avuto fortuna qui. Gli autogol si sa fanno parte del calcio, non credo. Ora autogol, ora giù. Molto in questa occasione. Direi di no, Pier. Forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. E Waldo, grande comunque, sempre lui. Non solo, se lo fai uno anche te, sarebbe una bella cosettina. Siamo di nuovo in parità, grazie a lo direi. 1-1. Michel Rico. Tutti pensano che il Bari fa schifo, il Bari qui, il Bari là, viene dalla Serie B, ma cosa vuoi che faccia, Prova la botta. E invece ogni tanto colpo di coda e mi frega. Vai, dai che sei libero, Alla girata sulla fascia. Bollo. Può contare qualcuno. Attenzione pericolo. Ma che Ascoltare questo corner può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Ah, l'ha toccato lui. Ah. Vedi che io penso sempre male. Verso il centro dell'area. Oddio, ma come non è entrata? Saloni addirittura. Comincia a far gol Saloni. Dai, siamo arrivati, eh. C'era attaccante Saloni, quante ne faceva. Si rimagnava tutti, signore. Ma non è possibile, due che li levano, ma basta. Ma non è illegale stare così sotto la porta. Nemmeno il calcetto tra bambini si stava così sotto la porta. Neanche dai frati. Altro tentativo, passerà a condurre col gol che cambia inevitabilmente sì. Il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi. Ma io sono. Ho trovato una coppia splendida, Eduardo e Ansolo. Hanno trovato la rete pochi istanti. Questa è bella, ragazzi, ha fatto al volo, E grazie a questo gol affronteranno i secondi 45 con uno spirito diverso. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol che sancisce il vantaggio della sua squadra. Ok, primo gol Coppa Italiana. Sapete che era facile? Atalanta che è dunque passata in svantaggio, deve recuperare. E non è finita, ne vorrebbe un altro. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Secondo me perderà. Primo tempo. Grazie, un secondino. Fatemi respirare. Come ti sembra la partita, Alessandro? Come ti sembra questo baby? Che tutti ne parlano male, secondo me perderà, bibim, babà. Allora, qua siamo tutti cotti, purtroppo. È un male, io quante sostituzioni ho? Una o due? Gomez andrebbe sostituito con Bastien e lo facciamo. Poi no, non c'è nemmeno sostituti giusti. Il problema è anche quello. E guardo la coppia e guardo Ansolo, non li voglio levare. Non oso. Comincia la seconda frazione di gara. Ragazzi, teniamoci Gaudino. Il pallone più possibile.
E poi appena troviamo un varco attacchiamo ovviamente. Occhio, cerca l'area di rigore. Vai Destin, vai. Madonna Destin, però dalla una botta, dalla un colpetto. Fatti sentire. Fa sempre quello che le prende. Può avanzare. Bravi ragazzi, come mi piacete tutto di prima. Vai guardo, vai guardo. Ah, ma che... Ci sarà calcio di punizione contro l'Atalanta, vediamo se c'è il cartellino. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. Buona, buona. La prestazione è stata buona, una delle migliori anche oggi. Perché lì? Cacci tua. Si avvicina all'area. No. Perde palla. Ma che... No, certe cose non le capisco, va bene. Il prossimo incontro di campionato li vedrà impegnati fuori casa, gara come sempre visibile qui su EA Sports. Dai, mortacci tu, come siete lenti. Attenzione, grande parata questa. Cioè, voglio dire, sto spaccando tutte qua. E è nuovo sto joystick, mortacci loro. Al tiro della bandierina, pallone spazzato via bene dalla difesa, viene chiuso. Ragazzi, fanculo, ce lo metti? Ecco Gagliardini, fallo, una scivolata spezza i... niente da fare, gran recupero difensivo, non è Caicedo, bravo zincolatino. Occhio alla ripartenza. Vai, vai, che ci sei, vai, che ci sei, vai, che ci sei. Sul duello di fisico di merda secca, però. Ma guarda, qui mi sta spaccando il joystick proprio. Proprio adesso, vaffanculo. Mi la fa più il joystick. Michel Rico. Cioè, l'ho comprato apposta per FIFA. Attenzione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Possono ripartire. Vai, bestie, vai, bestie, che sei un treno. Bellissimo questo! Pensavo andasse fuori! Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri in presa. Non facile per quanto si è visto finora. Rivediamo lo sfortunato. Guarda, Tonucci! Speriamo di non fare una cazzata a cambiare con Tonucci. Scomparire. È che sì, l'ha fatto gol? Veramente? Ci sarà dunque un cambio. Ok, 3-1. Da 1-0, ragazzi. Vai, Tonucci, sei contento. Bravo. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Michel Rico. Swagger. Bravo, Ayrton. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Vai bestia, che sei fresco. C'è spazio davanti. Occhio al tiro. Ma perché tiri ste bananate? Ecco il tiro. Maledetta te. Una volta hanno sbagliato, però. Una volta hanno sbagliato, viste schi. Da quando ti sei rotto non sei più lo stesso. Guadagna metri verso l'area. Dai, però. Ma che cos'è? Testa, voleva essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Guadagna metri. 86esimo. Gaudino. Io penso non ce la fanno più. Siamo entrati . Negli ultimi 4 minuti della partita. C'è campo per la ripartenza.
Penso che non ce la fanno più, eh. Stanno facendo girare bene il pallone oggi. Guarda questo che è solo. Attenzione, pericolo. E c'è il gol. Palla in mezzo. Domani tutti i giornali loderanno l'intuizione dell'allenatore. Cambio veramente azzeccato. Modo ideale per festeggiare una vittoria netta. Questo gol. Ma qui hanno fatto tutti i gol, eh. Tonucci festeggia che il campo non ha mai visto. Non hanno mostrato alcuna pietà oggi. Cioè, questo è liberissimo. Meno male che il match sta per finire, altrimenti ho l'impressione che ne avrebbero fatti altri. Primo, eh? Siamo nelle fasi finali della gara, primo ovunque. Non si sono messe bene per loro. Pensavate, ma per secondo me il Bari perde, hai visto? La sputa a fango sulla gente, hai visto? Figlio mio. Occhio, cerca l'area di rigore. Ha un'autostrada a disposizione. Occhio alla botta. Si era liberato bene, ma è mancata completamente la freddezza. Bravo il portiere a bloccare, anche se l'attaccante gli ha dato una grossa mano qui. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Bravi ragazzi. Hanno vinto. Stanno veramente giocando bene, i risultati li premiano. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Bravo, bravo. Ha contribuito tutti, al successo tutti. Finale con una buona prestazione, con un gol. Messi in non lo so. Mi sta un po' tradendo. Allora, andiamo avanti. A gennaio c'è il mercato, no? Se non mi sbaglio. Signor Canà, come ampiamente discusso all'inizio della stagione, l'obiettivo di investire nella crescita dei nostri giovani rappresenta un traguardo importante per il nostro club. Non lo faccio. Traguardo che al momento sembrerebbe la invitiamo. Non lo faccio, non lo faccio. Qual è il che non capite? La parola che non capite? Dubu. Federazione Danimarca, vorremmo sapere se sarebbe disposto ad allenare la nazionale Danimarca. No. Dirigenza Bari. Nota, una delle nostre partite è stata spostata. Cagliari Bevi. Me l'hanno messo prima, bravi. Così non si riposa nessuno. Allora ragazzi, io direi è al momento di concludere qua. Abbiamo fatto un'oretta e mezzo. Abbiamo fatto quante partite? 3? Juventus, Roma e questa qui, no? Se non mi sbaglio. Vabbè che sono rincoglionito, però controlliamo. Vediamo un po'. Ho fatto Bari Roma 2-1, perfetto. Poi basta. Ok, Bari Juventus, partita stupenda che mi ricorderò forse per il resto della vita. Ok, e poi abbiamo fatto l'ultima di adesso con l'Atalanta. E quindi ragazzi, io direi che al momento concludiamo qui la live. Continuiamo la prossima volta con l'Udinese. Oh, vediamo intanto. Ok, qui l'abbiamo già visto. Ok, marcatori. Anzolo, nono, insieme a Reus. Addirittura Higuain e Dybala sono a 7, sono sotto, cioè ragazzi. Vabbè, non dico altro. A Juventus Lazio 3-0. La Roma ha perso anche da... Non ci credo. La Roma continua a perdere. Quindi sta scendendo la Roma. La Juventus ne era a 34, la Roma a 28. Noi l'abbiamo vinto con la Roma a 25. Abbiamo il Lazio, che però noi il Lazio ci abbiamo pareggiato, ma si può vincere con il Lazio. Quindi ipoteticamente si potrebbe andare terzi anche. Però anche il Milan non è così scontato. Milan l'abbiamo battuto 4-1 l'altra volta, però sai.
Poi anche becca la giornata, no? Vabbè, ragazzi, comunque mi sembra che per i giocatori che abbiamo va di molto bene. Io comunque vi ringrazio per la compagnia. Ci vediamo, non so se stasera verso le 21 su Twitch farò un'altra live, 21:30, 9:30 farò una live. Non sono sicuro, quindi non l'ho messo nel calendario. E vediamo un po', perché avrei voglia di portare un po' di VR Billions, che stiamo facendo anche lì una bella partita, mi interessava portarla avanti. Vi ricordo, se non siete iscritti su Twitch, di iscrivervi al canale, così potete sapere quando sono in live. Se siete su YouTube, comunque anche iscrivetevi, perché almeno potete vedere le live. E se siete già iscritti su Twitch, magari potete andarvi a vedere tutti i gameplay miei su YouTube, che sono comunque un 250, non sono pochi. E niente, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, spero che vi siate divertiti e ci vediamo alla prossima, stasera, anzi stasera, molto probabilmente. Ciao a tutti!